Vabbè, ma per quanto riguarda questi social, tu capisci che gente che evidentemente non ha una vita propria, pensano di avere, come dire, pensano di accrescere se stessi sminuendo il prossimo, cosa che evidentemente non è, perché se anche tu sminuisci il prossimo, comunque questa è gente che fa una vitaccia, cioè io in qualche modo mi fanno anche pena e tenerezza, no? Tutti quelli che hanno commentato cercando di deridere la mia presenza a Milano alle sfilate di Armani, prontamente cancellati e bloccati ovviamente perché sulle mie pagine non c'è spazio per gli haters. O sono ragazzini ai quali non è stata insegnata la buona educazione, perché purtroppo tantissimi genitori, io non sono genitore, non giudico, ma è un dato di fatto che moltissimi ragazzi purtroppo vengono tenuti a bada mettendogli in mano i cellulari e interessandosi poco di ciò che guardano. Non generalizzo, ma sicuramente io personalmente ne vedo tanti che fanno così. In secondo luogo ci sono invece adulti frustrati, che purtroppo non si rendono, pensano tra l'altro che la vita sia quella che loro vivono nel loro quartiere, nel loro piccolo microcosmo, non si rendono conto che fuori c'è un mondo, che ci sono degli eventi, che ci sono delle persone che magari loro non conoscono, che altrove sono conosciute, però non le conoscono loro, quindi nella loro mente sono sconosciute. Brad Pitt è il più George Clooney, non lo so, insomma sono tra i più grandi attori conosciuti in tutto il mondo, eppure se tu vai da uno sul Rio degli Amazzoni in una tribù e gli dici George Clooney, quello ti guarda e dice ma che stai dicendo? Cioè c'è sempre qualcosa, però quello del Rio delle Amazzoni lo sa che fuori dal Rio delle Amazzoni c'è un mondo, invece purtroppo nella nostra chiamiamola civiltà, tra virgolette, io tolgo le mani dal volante perché sono completamente fermo, no? Ve lo voglio far notare, lo voglio sottolineare perché purtroppo oggi se ne è caduto un pezzo del corso Europa. E quindi praticamente il discorso è che questi nel loro piccolissimo microcosmo sono convinti di essere il centro del mondo e quindi di poter giudicare a destra e a manca e poter deridere il prossimo come se questa derisione, come se questa diminuzione accrescesse invece il loro stato di poveri, repressi, depressi e frustrati. Ovviamente dalle mie pagine prontamente cancellati e bloccati perché, come dire, certa ignoranza crassa sulle mie pagine purtroppo o per fortuna non ha luogo nella maniera più assoluta, non può avere presenza nella maniera più assoluta. Ma non è nemmeno una questione di offendersi, perché figuriamoci, io mi offendo se parla qualcuno al mio livello, non è che mi offendo se quello di TikTok quando mi vedi alla sfilata di è assolutamente evidente che non mi posso offendere in nessun modo, chiaramente, capirete anche da soli. Però la riflessione che fai tu effettivamente è una riflessione che andrebbe fatta, cioè come mai c'è tanto odio represso in tutte queste persone? Andrebbe fatto uno studio molto più approfondito, sono totalmente d'accordo con te.